Salve, oggi vi presento uno spot di pesca famoso a Cremona. Pesca nel fiume Po, a Passata o a Leggering, principalmente a Bardi. Per chi viene da Piacenza o da Milano tramite l'autostrada A21, l'uscita è a Castelvetro Piacentino, distante 3 o 4 km da dove mi trovo io adesso. Si attraversa il ponte sul fiume Po che finisce là in fondo, si fa questo rettilineo, si arriva a questa grossa rotonda e si gira subito a destra. Chi invece arriva da Milano tramite la Castellonese o da Brescia sempre tramite la A21, si percorre tutta la tangenziale esterna di Cremona che finisce a questa rotonda, questa grossa rotonda, si attraversa la rotonda come fa quella macchina là d'argento e si prende sempre la via al porto. Facendo il viale, questa come vedete è via Porto col lungo Po. Lì di fronte nella bella stagione avrete una bella gelateria con caffè. Il rettilineo da fare è breve, pochi secondi in macchina fino là in fondo. Qualche minuto in più per me, visto che porto a spasso il biscariello che si ferma tutti. Arrivati in fondo al rettilineo, vi troverete in questo piazzale largo Marinai d'Italia. Praticamente siete arrivati. Qui sulla destra c'è il parcheggio, uno da questa parte e anche dall'altra parte. La palazzina là in fondo è la caserma del Corpo Forestale dello Stato. Sappiatevi regolare coi rifiuti. Il parcheggio è libero sia da questa parte che da quest'altra, dove c'è la palazzina della Forestale. E per accedere al fiume o si scende da questo viottolo a piedi oppure si scende dalla scaletta che c'è lì all'inizio della balconata. Qui c'è la balconata e qui ci sono due scalette, due gradinate. La prima si porta giù, ma è difficoltoso perché il primo pezzo là in fondo un po' è frenato, altrimenti si scende da questa parte e poi appena dopo quei paracarri lì si scende giù al fiume. Nelle immediate vicinanze, come vedete, c'è il ristorante pizzeria La Lucciola, dove potete fermarvi a pranzare dopo aver pescato tutta la mattina. Chiuso al giovedì, mi pare. La balconata là in fondo che si vede è quella sul fiume Po e sotto c'è lo spot di pesca. Eccoci arrivati alla balconata, quello è il ponte sul fiume Po che collega Cremona a Piacenza. In questo momento sta passando il treno e qui sotto c'è lo spot di pesca e saranno circa 300 metri spot di pesca che inizia da quel pontile, segue. Oggi c'è solo una persona e arriva fino alla traccia. Su questo spot normalmente si pesca con canne molto lunghe, minimo 7 metri, 8 metri, pure a leggere, anche perché il canale di navigazione passa proprio da questa parte, di conseguenza la profondità è elevata. Adesso come adesso che il Po è molto basso e normalmente dove c'è quel signore c'è acqua, perché l'acqua di solito arriva all'inizio delle piante del boschetto, adesso come adesso ci sono già 6 metri d'acqua appena fuori Punta Canna ed è uno spot che si può utilizzare in piena estate oppure in questa stagione invernale con l'acqua del fiume molto bassa.